CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 0885 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Per il recupero della 12ª giornata che non si è giocata 2 settimane fa a causa del maltempo, si gioca al Fanelli di Ortanova, gara che vale praticamente la conclusione del girone di andata per l'Atletico Ortanova, quest'oggi in maglia rosso-blu, per diritto di ospitalità in maglia bianco-azzurra il Carpino di mister D'Antuono, formazione ostica quella garganica, con l'Ortanova che vuole rimediare alla sconfitta di Manfredonia di 7 giorni fa, 3-0 contro il Santum Nicandrum, una sconfitta pesante. Agli ordini del signor Cimino di Barletta parte la gara con l'Atletico Ortanova subito protagonista, la conclusione di Gervasio dal primo minuto titolare assieme a Sodrio al posto di Caputo, un modulo con due punte per un terreno molto pesante, qui proprio Sodrio che imbecca il gol dell'1-0, subito l'ex Real City e Derdonia in gol, Filippo Sodrio con il vantaggio della formazione della 3 di Ortanova, ecco il gol di Sodrio che beffa Di Giacomo, poi ancora qui la 3 di Ortanova, pericoloso pallone sull'esterno, poi ancora direttamente la fallo laterale, questo pallone in mezzo, la conclusione traversa, poi prova a rimetterlo in mezzo, ancora Sodrio, la conclusione anche di Zanni e salva tutto l'estremo difensore garganico, Di Giacomo ancora con qui la conclusione, Di Giacomo intercetta e copre comunque la porta, poi ci prova anche Festa a mettere questo pallone in mezzo per Sodrio salta l'avversario, mette dentro un gran gol e il 2-0, doppietta di Filippo Sodrio per l'Atletico Ortanova in vantaggio dopo 10 minuti già di 2 reti, qui rivediamo proprio la giocata di Sodrio, ci prova ancora la formazione ortese, ancora con Sodrio la girata, pallone sull'esterno della rete, gioca bene l'Ortanova in velocità con ancora la formazione di mister Iorio, con questo pallone in mezzo e gran gol di Marco Muschitiello che festeggia il compleanno celebrato in settimana con una bella rete, la quinta stagionale per il bomber ortese, poi ci prova ancora la formazione dell'Atletico Ortanova con questo pallone che finisce in porta, c'è però la spinta da parte di Zanni e annulla il signor Cimini di Barletta, ci prova ancora l'Atletico Ortanova, questo pallone in mezzo, la gente di Sodrio splendida, gol, gran gol da parte di Filippo Sodrio, tripletta e 3-0 Atletico Ortanova, davvero una bellissima giocata da parte di Sodrio che si gira col pallone sotto la suola e mette dentro il gol del 3-0, ci prova la formazione garganica, questo tiro dalla distanza, nessun problema per la sorsa, poi il calcio di punizione di Porcelli, interviene Di Giacomo per la formazione garganica, ci prova ancora l'Atletico Ortanova con questo cross in mezzo, prova la girata ancora Sodrio, poi il pallone appoggiato per Festa che scivola al momento della conclusione, niente da fare, ma ci sono gli applausi per la tribuna del Fanelli, per l'Atletico Ortanova, ancora Zanni, qui lo scambio con Gervasio prova a mettere questo pallone in diagonale, pallone che finisce alto sulla traversa, gioca davvero bene l'Ortanova, ancora con Sodrio in avanti, prova a saltare l'avversario, ci riesce, mette questo pallone in mezzo, interviene Di Giacomo e salva ancora per i garganici, poi ancora qui Muschitiello, velocissimo, prova a mettere questo pallone in avanti, appoggia per il gol di Gervasio, annullato, posizione irregolare, fischiata dal signor Cimino di Barletta, qui ancora la formazione dell'Atletico Ortanova con questo pallone che finisce a lato e gioca ancora l'Atletico in avanti con Sodrio che mette questo pallone in mezzo, poi la conclusione, corpo indietro per Zanni, il pallone alto sulla traversa, conclusione dalla distanza da parte di Mastropieri, poi ancora una deviazione, salva Di Giacomo per la formazione garganica e qui finisce il primo tempo con l'Atletico Ortanova al riposo sul 4-0, entra anche Conte per la formazione biancoazzurra, l'esordio quest'oggi il senegalese, conclusione dalla distanza, intercetta Di Giacomo, ancora qui l'Atletico Ortanova in avanti, ancora con Gervasio che serve dall'altra parte Zanni, intercetta Di Giacomo e non può nulla sul tapin vincente da parte di Sodrio per il 5-0, quarto gol di Sodrio
4 gol per l'attaccante Ortese, poi ancora questo pallone in mezzo, la girata ancora Sodrio pericolosa, poi la deviazione con ancora il pallone, intanto qui la sostituzione dentro Raffaele, fuori Porcelli, tra gli applausi della tribuna del Fanelli che gradisce la prestazione della formazione Ortese, proprio con te il traversa del senegalese, poi ancora qui con la conclusione da parte di Zanni, svirgo al momento della battuta, cambio dentro Pasqua, fuori Muschitello, tra gli applausi della tribuna del Fanelli, ancora l'Atletico Ortanova che gioca praticamente ad una porta, poi ancora qui la reazione della formazione garganica affidata a questo calcio di punizione con l'intervento di La Sorsa che riesce qui a salvare anche su Di Giacomo, poi ancora conclusione, niente da fare in questo caso, poi c'è questo calcio di punizione ancora, La Sorsa interviene in due tempi e blocca la sfera, ancora occasione per l'Ortanova, qui arriva solo davanti alla porta il palo per Gervasio che poi mette dentro il gol del 6-0 ed è il primo gol stagionale per Salvatore Gervasio che finalmente si sblocca, qui la conclusione vincente, finisce la partita, 6 gol per l'Atletico Ortanova, noi andiamo negli spogliatoi per ascoltare i protagonisti. Tecnomaster.biz, business center, e-commerce, logistica e formazione professionale. Si sviluppa su un'area di 1200 metri quadri in un ambiente elegante ed accogliente, con un'ampia reception con servizio di centralinista multilingue. Tecnomaster.biz offre uffici e sale riunioni a noleggio con chiave personalizzata. La struttura è dotata di un'elegante sala conferenze dedicata alla formazione professionale. Tecnomaster.biz annoverà personale esperto e qualificato al servizio di un'azienda giovane, dinamica e al passo coi tempi. Tecnomaster.biz è a Cerignola sulla strada statale 529 o Fantina al chilometro 1200. Telefono 0885 74 60 97. Mister, allora una vittoria che ci voleva dopo la brutta parentesi di Manfredonia, oltre al risultato una bella prestazione, nonostante il campo pesante avete giocato anche palla a terra. Sì, infatti quello che avevo chiesto oggi era una prova di orgoglio, perché a Manfredonia sinceramente erano irriconoscibili, non erano loro e a Manfredonia non siamo mai scesi in campo. Quindi oggi quello che avevo chiesto era innanzitutto una prova d'orgoglio su un campo del genere dove non era possibile giocare a calcio e sono molto soddisfatto perché stare dopo 30 secondi dentro la loro area e ho visto almeno quello. Sono felice per il risultato perché venivamo da 3 schiaffoni e sono felice, avevo sognato un risultato come questo rotondo. Quindi sono felice per loro, se lo sono meritati dopo tante cose brutte dette in giro, quindi sono felice per loro e voglio che loro abbiano la consapevolezza che questo campionato è lungo, però noi ci siamo fino alla fine. Ecco, anche il cambio di modulo, quest'oggi due punte fuori Caputo, come mai questa scelta? Sì, perché te l'ho detto per il campo, perché era un campo pesante, allora ho pensato di avere più muscoli e più fisico invece di avere più doti tecniche. E infatti su questo campo le doti tecniche erano ridotte all'osso e mi serviva tanto dinamismo, tanti muscoli. E per questa volta è andata bene. Ecco, si è chiuso praticamente oggi il girone di andata con questo recupero, bilancio più i punti persi o riguadagnati? La verità, abbiamo buttato tanti punti, abbiamo regalato tanti punti, mi viene in mente Foggia, mi viene in mente con la Salvemini in casa, abbiamo regalato tanto, però noi ci siamo fino alla fine e il risultato di oggi lo deve far capire a tutti, ma prima di tutto a noi stessi. Allora, Presidente, una vittoria che ci voleva dopo la parentesi di Manfredonia, c'è stata la reazione, la squadra ha giocato palla a terra nonostante il campo ed è arrivata davvero una bella soddisfazione. Sì, sì, oggi devo fare i complimenti ai ragazzi perché si è visto subito dai primi minuti l'atteggiamento mentale che hanno avuto e questo è il modo di affrontare il campionato, lo diciamo sempre. Sono soddisfatto per la giornata di oggi, ci voleva una prestazione del genere dopo un brutto risultato di domenica scorsa e oggi i ragazzi hanno risposto veramente sotto tutti i punti di vista, veramente con il massimo impegno e sono molto soddisfatto della prestazione odierna. Peccato che non è arrivato il titolo di campione d'inverno, ma quello che conta è quello di fine stagione. Vabbè, queste sono cose relative, poi i conti noi li faremo alla fine, è chiaro che
l'ultima giornata di campionato, tireremo le somme e vedremo quello che abbiamo, che siamo, cioè quelli che, quello che abbiamo concluso. Ma quello che oggi mi preme dire è veramente che per me oggi questa partita qua rappresenta una cosa deludente, perché lo spettacolo è stato penalizzato da un campo pietoso, direi. E dopo le tante promesse che sono state fatte a inizio stagione, adesso mi sento un attimo solo, e questa cosa qua mi sta demotivando, mi sta demoralizzando, e mi aspetto almeno dei contatti a breve termine per cercare di programmare un po' il futuro, dato che noi abbiamo le idee chiare come società. Vorrei che anche qualcuno, chi di dovere, in questo caso penso all'amministrazione comunale, ci dia anche delle spiegazioni e delle motivazioni su questo spettacolo, direi indecente dal punto di vista del decoro. Veramente una cosa deludente oggi. Ecco, manca anche fisicamente l'amministrazione, da qualche partita che non la si vede al campo. Questo è in relazione a questa assenza anche progettuale, in questo caso, come stai lamentando in questa intervista? Ma sicuramente sì, noi siamo stati chiari dal primo momento, abbiamo un bel progetto qui che vogliamo portare a termine, vogliamo crescere con il paese, siamo tutti di Ortanova, lo diciamo sempre, e mi aspetto che chiunque, qualsiasi cittadino, venga qui per appoggiarsi e per cercare di farci crescere tutti quanti. Poi quando comunque tu ti vedi certe cose che ti lasciano un attimo da soli, chiaro che ti demoralizza un attimo. Vedremo nei prossimi giorni di avere dei contatti, cercare un po' di capire questa situazione, perché andare con questa situazione avanti mi sembra molto difficile, sinceramente. Quindi si potrebbe rivedere anche qualcosa a livello di progetto? Questa è una cosa che al momento non posso discutere, però è chiaro che queste cose qua non si possono vedere, perché anche l'altra squadra venuta qua è stata penalizzata nello stesso tempo dal campo, sono stati delusi, e io comunque come rappresentante massimo di questa squadra mi aspetto il massimo per questo paese, e anche mi aspetto un appoggio da parte di tutte le persone, soprattutto anche dell'amministrazione comunale. Bomber Sodrio, quest'oggi 4 gol, prima diceva un tuo compagno di squadra che sei un lusso per questa categoria. No, non penso, perché altrimenti facevo altre categorie. Mi sono voluto aggregare a questo gruppo perché comunque sei Ortanova, come ha detto prima il presidente, siamo di Ortanova e vogliamo giocare per il nostro paese, a differenza di aiuto economico e roba varia. E penso, come dice il presidente, un aiuto, come noi giocatori di Ortanova siamo venuti a giocare a Ortanova, forse servirebbe qualche aiuto dall'alto per far crescere Ortanova. Ecco, oggi però si è vista la grande intensità di questa squadra, avete voluto davvero riscattare la brutta parentesi di Manfredonia. Sì, purtroppo le partite storte capitano, Manfredonia è stata un orrore per noi, un errore e un orrore. Grazie a Dio oggi ci siamo rifatti, abbiamo fatto vedere di nuovo che forza abbiamo, la nostra forza e le nostre qualità. Spero che sia stato solo un brutto episodio quello di Manfredonia. Siete ancora in testa, siete a 2 punti dalla prima. Quali obiettivi per questa seconda parte di campionato? Noi l'obiettivo è inutile girarci intorno, noi vogliamo vincere e dobbiamo vincere. Bomber Salvatore Gervasio, finalmente è arrivato il gol, una buona prestazione con Filippo Sodrio, ti sei trovato alla grande, anche assist, una partita da protagonista. Sì, mi piace il duolismo con Filippo, ma quello che mi è piaciuto di più è stato tutto l'impegno della squadra. Oggi ci siamo aiutati, abbiamo lottato per il compagno, e se vogliamo ambire a traguardi alti, questo è il metodo giusto. È un'altra buona soluzione quella di giocare con 2 punte senza Caputo in questo caso. Sì, noi abbiamo, grazie a Dio, abbiamo Michele che è un lusso per questa categoria. Giustamente il mister oggi ha optato per una squadra più muscolare, anche perché il campo non permetteva di giocare con la palla, e ci siamo trovati bene, ma indubbiamente tutti sono utili a questa squadra. Roberto Raffaele, esordio quest'oggi in questa partita, giocato insomma in questo secondo tempo, hai dato una mano alla difesa in sostituzione di Porcelli, sei un'altra possibilità in difesa per questa squadra? Sì, diciamo oggi questa presenza me la sono meritata, perché diciamo sono sempre stato costante negli allenamenti, mi sono sempre comportato bene. Diciamo, sono stato felice di aver sostituito bene a partita in corso Dario, non era facile. Oggi sono 3 punti più che meritati.
siete tornati al secondo posto dopo la parentesi di Manfredonia, c'è la possibilità di ambire a questo primo posto? Sicuramente anche le squadre migliori, anche le squadre perfette fanno passi sbagliati, è chiaro che noi lo possiamo, è chiaro che anche noi lo abbiamo fatto, però questa è stata una prova a tutte le squadre del campionato che l'Ortanuva è tornato e non mollerà mai.